Non mi spieghi perché Arena c'è il broncio, le attrezze. Voleva andare sulle giostre. Voleva fare sempre quella giostra che mettevi sì. E tu. E io quando mi presentai e tu mi vedesti in questo modo, cosa pensavo? Era venuto Ronaldo a casa mia. E questa capigliatura, come si chiama? Ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se anche voi volete la seconda parte. Sei pronto? Che cosa ti farò vedere oggi? Cosa mi devi far vedere? Ti farò vedere delle foto imbarazzanti vecchie. Ma di che cosa? Nostre. Sì. E in alcune sei presente anche tu, ci sarà la rete. No. Io già so quali sono. Voglio vedere la tua Ma reazione quanti con me. anni di saldo? Ma quanti anni? Alcune anche a 10 anni fa. Da dove le hai prese? Ho preso tutte le foto che sono state pubblicate, quindi alcuni però di loro, molti di loro non le hanno viste. Ma tu vuoi far ridere le persone? Quindi rispolveriamo oggi. Voglio una tua reazione onesta. Quando sei pronto? E se voi volete altri video simili, scrivetemelo sotto nei commenti. Cioè se vogliono la parte 2, perché io ne ho prese 10, ma ce n'erano tantissime di foto. Remo, non facciamo ridere le persone, Remo. Allora, sei pronto? Ma tu sei proprio strano. Io già lo so. Iniziamo con la prima. Quindi mettiti vicino a me. Allora, quando sei pronto, dimmelo. Vai. Io intanto scelgo la prima. Allora, vediamo. Ecco, l'ho trovata. Cosa ne pensi di questo? Che cinema. Ti hanno seppellito vivo. Ma tu ti ricordi E di come? Non mi queste cose? ricordo. E secondo te a quanti anni fa risale questo? Secondo me 11 anni fa. Ma ti ricordi il mare? Era bellissimo, era alle Maldive, Ma mi pare. la metà ponte, che Maldive. Vabbè, ma ti piace l'acqua di metà ponte? No, troppo calda, è riscaldata. No, dico la se limpida, se. Limpida. Cosa ne pensi di questa foto qui? Elena, la vedo felice. È un po' cicciottella. Che sei felice? Ma io comunque così, cioè non è un effetto. Qua Non lo veramente. so, ecco, meglio Ma farlo. che te non ti ricordi niente? Che stai Che dicendo? Che abbiamo fatto la buca con Elena. L'ho scattato col treppiedi, non eri tu. Ma cosa stai dicendo? Io mi ricordo. Ma tu non ti ricordi niente. Io non mi ricordo niente. Vabbè, andiamo avanti. Vai. Allora, ecco, questa è l'altra che ho trovato. Là è, Guarda. lo sai dove è l'anno? Dove? Ti dico l'anno è tutto. Là è agosto 2010, Gallipoli. E questa capigliatura, come si chiama? Questa capigliatura. È bello, il fisico è rimasto sempre lo stesso. No, mo sei ingrassato. Io! Tu eri più magro, Non hai sicuro. capito proprio niente. Ma che di quanto tempo fa è questa? 2010. Sono passati 14 anni, quindi eri più grasso. Cioè, ora sei più grasso sicuro. Vedi, si vede che ero più magro. Sì, eri strano. Come lo so? Cioè però si vede che non facevo palestra. Però la cosa buona è che sono stato sempre magro, almeno non come a te, sempre ciccione. Vabbè, poi c'è Francesca, poi c'è Elena, quanti anni? È piccolissima. Elena arriva praticamente 3 anni. Più sì. quanti? Arrivava 1 metro di altezza. No, più Allora, sei pronto? piccolo. E voilà! Questa me la spieghi tu bene, Allora, perché qui l'hai scattato, io non c'ero, quindi la qua descrivi è tu. 2019, Praga. Mi spieghi la situazione per questa foto? Perché la Perché vedete? andammo a un castello di Praga per vedere i monumenti e c'era questa sedia fuori, c'era la persona che gli dava, diciamo, dei soldi, ti faceva mettere il mantello. Ah, ma io dico, questa sedia Sì. è tipo un cartellone che tu metti la testa No, o è no, è presente? proprio la sedia, proprio la sedia. Ah, beh, il vestito così. Che ne so, se una foto se la fa un altro, chi gli dice che lì entra? Lo vedi che è largo il vestito, cade tutto a terra. Entrava anche a Se te. voglio. Non te la sei fatta la No, foto? che devo fare? Che ci farei? Perché è una della principessa. A Praga fa abbastanza freddo. Elena stava bene col cappotto. Allora, siamo andati a aprile. E Direi là mi faceva freddo. di andare avanti. Vai. Cioè, questa me la fece Elena quando stavo dormendo. Questo non ricordo. E perché tu non l'hai vista questa foto? Cosa ne pensi di questa? Io sono scemo. Ti devo fare uno scherzo. Quanto tempo fai questa foto? 5 anni fa. Bravo. Alcune di queste foto, lo sai da dove le ho prese? Dal mio Instagram, però sai quanto ho dovuto scrollare? Sono 1000. Sono andato sul profilo tuo. Quante ne metti al giorno? 20 al A giorno. te ne stanno 1000, a me 2000. Te ce ne sono di più, anzi, andiamo a controllare. E lui pubblica tantissimo, anche le cose inutili. Che trovi a te? Allora, io ho 1644 post. Se io vado a te, ce ne sono almeno il Lo sai doppio. perché? La differenza. Perché a me piace mettere il post, invece a te piace mettere le storie, a me le storie non piacciono. Io metto il post, vedi, al Allora, giorno, questi video, vuoi sapere guarda, una cosa? Perché questo. Tu metti perché, delle lo sai fotine, perché ho cavolo. ripreso questo telefono? Perché? Perché io, il telefono di prima, la memoria se ne è andata in tilt. Perché? Stavano tante. Per essere foto vecchie, devo andare giù, giù. Secondo te quanti ce ne hai? 2000. 2366, cioè quasi 1000 in più di me. E guarda, sono cose inutili, tipo questa che pubblicate, il gol da centrocampo di Maradona con il boato del sabato. Cioè, con te non c'è.
c'entra niente, cioè lo pubblichi così. È questa. Sì, ma questa forse è l'unica tua. Sì. Tutte le altre non sono tue, vedi? Non sono tue. Sei una. Andiamo avanti, non ci perdiamo in chiacchiere. Comunque mettiti gli occhiali, le altre poi non le vedi. Se non le vedo, metti. Allora, vediamo, ti ricordi questa? Descrivimi bene la situazione, cosa avevamo combinato in casa. Questo era incredibile. No, rischiavamo di far crollare il pavimento. Ricordi che riempimmo... Cioè era questa... piccola la piscina, quanti piscina era? I litri dell'acqua che stavano dentro. E poi mi ricordo anche, prendi l'acqua, metti dentro la piscina e poi metti lo slime. Invece un'altra cosa è quando la devi togliere, perché l'acqua è diventata in questa consistenza densa. Era anche un casino, rimanevano tutte le macchie sulla piscina. Toglierla ad una ad una. Quanti cioè... secchi avete riempito? Una cosa mancava qui in questa foto, tu che ti buttavi dentro. No, è meglio dove stavo io. Se mi buttavo dentro qua. Dico, sai che diventavi verde. Incredibile. Hulk. Per rischiare meno, vedi, ci siamo lanciati con i vestiti. Sì, con il cappotto. E questo è uguale all'acqua del mare, dove vai tu? È sempre di questo colore. Dove vado quindi... io? L'acqua da bere. Dove vai tu? Devo mettere la mascherina e il casco. Let's go, andiamo avanti. Qui voglio un commento preciso tuo. Questa foto qui. Ronaldo. Ma lì mi feci la tinta. Ma ti sei fatti i capelli con i colori. Ma non la tinta che rimane, quella, no, quella che se ne vive. E io quando mi presentai e tu mi vedesti in questo modo, cosa pensavo? Era venuto Ronaldo a casa mia. Devo dire che qua somigliamo un po', eh. Avevo proprio anche qui la maglietta di Ronaldo. Cosa mi fece Elena sulla maglietta di Ronaldo? Te la taglio in due. Però poi cosa fece? Ti compro l'altra. Guardate, questa papà la puoi gettare. Perché? Non è né di Ronaldo. Vedi, questa era più bella. Quindi ma scambio non mi tocchi quella della Roma. La maglia nuova, se noti della Juve, non è uguale a questa, è più simile a questa qui. C'ha meno, c'ha le strisce più larghe. Preferisco una maglia con meno strisce. Questa era bella, però l'hanno riempita di strisce. Vabbè, comunque meglio di quella della Roma è sempre, anche se la fanno il primo settembre la vedremo la maglia nuova. Di che? Ma già l'ho vista, già so come. No, dal vivo. Gioca con quella squadra. Con che squadra? La Roma. Va bene, tu sei pronto ad andare avanti? Perché ti vedo un po' moscio. No, vai, vai. Questa. Questa non te la ricordi proprio, secondo me. Quanti anni fa può essere? Non vedo. Alcuni iscritti. 2016, alcuni iscritti. Non se la ricordano nemmeno. 15 anni. Già belli, non si pettina proprio. Te dovevi abbassare. Come si chiama? La spina. Quanto già stava sopra? Cioè sai, tutti baratto. Che quando davi sott'acqua, quando uscivi, rimanevano così, talmente c'era tanto. Andavano al lato adesso. Poi questa. Questo è il bagnino. Cosa ne pensi di questa foto? Sembra Casalani. Vedi a mare dove vado io, che è più limpida dell'acqua. Ma cosa stai dicendo? Comunque ragazzi, scrivetemi anche sotto nei commenti se queste foto ve le ricordate e quali non vi ricordate oppure non avete mai visto, perché alcune foto, tipo quella di prima, non se la ricordano. Allora vai, andiamo a questa. Il gatto con gli stivali. Che quella non mi ricordo. Ma tu niente ti ricordi di foto. Cioè se non te le ricordi lui, figurati loro. Ma loro qualcuno se la ricordano, sei tu che non ti ricordi. Sempre 4-5 anni fa, sì. Però Chicco si vede che è più piccolo. E adesso ora si vede che è diventato più grasso. Perché mangia assai, mangia pasta al forno, polpettone. No, ma quello mangia solo le sue crocchette, le sue cose. Anzi, se a Chicco gli provi a dare le cose nostre, le rifiuta. Le rifiuta. Ok, quindi ora siamo pronti per l'ultima foto. È la più bella. E voilà. E qua è sempre... Oh. Che dici? Aspetta, vediamo. Guarda, sono costumi diversi. Non cioè... c'è niente, questa è sempre là. Allora, guarda il costume di Elena. Qui aveva questo e qui aveva quest'altro. Cioè, speriamo... Di che costume questo? Questo è il costume. Invece questo è una camicetta. Questo, lo stesso posto di quello. Mi ricordo. E dove hai detto? Che... 2010. Vabbè. No, 2010. E vedi, mo già. No, te lo dico io. 2015. Qua è 2015. E quindi 2015 Elena aveva 7 anni. Sì. Sembra più piccola qui. 7 anni. Allora io comunque voglio capire bene una cosa di questa foto. Qua stavate praticamente, sai dove giocano a ping pong. Infatti, al bar, sì. Però io voglio capire bene una cosa. Me la devi spiegare bene. Se tu vedi, io sono felice. Francesca è felice. Ma mi spieghi perché Elena c'è il broncio? È triste. Secondo te perché voleva andare sulle giostre? Voleva fare sempre quella giostra che mettevi, sì. Tu. Oppure perché hai il muso? Vediamo se ti ricordi. Oppure le patatine. Ma tu che ti ricordi? Quante patatine le hai comprato? Ma che dici? Le patatine. Il tè. Le foto sono finite. Ne devo prendere la prossima volta di più, solo tue. C'era solo una foto tua. Ma in un prossimo video io voglio ridere con le foto tue. Sulle mie foto non c'è da ridere. Ah, è vero, scusatemi. Sulle sue foto non c'è da ridere, c'è da piangere. Ma sembra scherzato. Ti diciamo che sono dei bei ricordi, Remo. Dai, vedere le foto vecchie è sempre un piacere. Ma io voglio vedere le foto vecchie tue. Le farò vedere. E quindi fatemi sapere lasciando un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Se in un prossimo video volete la seconda parte con le sue foto. Concludi tu una volta, vai. Allora, la prossima volta vi vogliono far vedere le mie foto. E poi io farò vedere le foto sue. Vediamo quale sono più imbarazzanti. Ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se volete vedere le foto di Remo. No, ero rimasto con le foto tue. Io voglio vedere prima quelle sue. Quando giocava a
calcio. Va bene. Era forte, forte. Quindi, un saluto da Giastremo e da Marco. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Già spoileriamo qualcosa del prossimo video. Cioè, vedi qua. Ma cosa sta dicendo? Quanto è bello. Là era in crociera. Ma io sembro un giocatore, tu sembri no, quello che racchetti palle. Io un attore. Quello che prendi palle. Ma stai scherzando.